Un afoso pomeriggio di metà maggio, gli alberghi sono in overbooking, non c'è più una stanza libera in tutta la città. I turisti invadono Firenze, la città dove si sta svolgendo il Festival delle Religioni. Intanto i turisti si fanno i selfie per dire sui social che siamo stati qui. Si fanno le foto ricordo per portare con sé, una volta tornati a casa, un briciolo di questa grande bellezza. Gran parte di questo straordinario patrimonio di opere d'arte sono edifici religiosi o immagini sacre, perché spesso in questa parte del mondo la storia coincide con la religione, con un passato di cui più hanno farraginosi ricordi di nozioni apprese a scuola. Ma come si fa a studiare la storia dell'arte se non conosciamo la storia delle religioni, dice il professor Margiotta Broglio. Bisogna dare una formazione, un'informazione religiosa che appunto consenta, quando vanno a vedere gli affreschi di Giotto Assisi, di capirci qualche cosa. E stessa cosa si può dire che se uno va a Roma, va a vedere il Colosseo, il Foro Romano, il Foro Traiano e non sa niente della religione romana, è come se non ci andasse. Quindi il problema è un problema culturale. Non tanto lontano da qui invece si uccide e si muore in nome della religione e la cronaca recente ci ha insegnato che le guerre sante minacciano il cuore stesso dell'Europa. Dopo gli attentati di Parigi, Francesca Campana Comparini, l'ideatrice del festival, aveva lanciato sul Corriere della Sera una provocazione. È necessario istituire un'ora di religioni perché ciò che alimenta la paura non è solo il terrorismo ma anche l'ignoranza. L'ora di religioni è così il tema che ha aperto il festival. Ne parliamo con lo storico Alberto Melloni. Abbiamo bisogno di fare in modo che gli insegnanti che si formano oggi e che andranno in aula negli anni 20 di questo secolo abbiano conoscenze specifiche più forti, poi abbiamo bisogno di una preparazione specialistica, poi abbiamo bisogno di attività di ricerca senza la quale andiamo da nessuna parte.